Per la verità potremmo cominciare anche subito perché questo medaglione introduttivo è stato molto incisivo, intelligente, insomma ben scolpito. E io voglio dire soltanto pochissime cose, lasciando poi ad Adone Brandalise il compito di introdurre in modo più ricco, insomma più stimolante la comunicazione di oggi. Voglio dire che per tanti aspetti il nome di Zimmer non poteva mancare nel nostro seminario archetipico ed è sorprendente da un certo punto di vista che non si sia manifestato prima. Probabilmente è già passato per le nostre voci, no? Nel corso dei dibattiti, delle discussioni, ma è un po' sorprendente che fino ad oggi non avessimo pensato di dedicargli una riunione ad hoc. Dico che è sorprendente perché Zimmer da un canto comincia la sua carriera ed è noto nel mondo scientifico, soprattutto per i suoi lavori di indologo, no? Per i lavori di indianistica, penso a quelli sul tantrismo, penso poi alle ricerche confluite nel grande libro Miti e simboli dell'India, sul tantra yoga c'è quel libricino, insomma, aurorale, seminale, che adesso è stato ripreso anche in traduzione italiana da lui. Ma certo, Zimmer ha una dimensione ulteriore. Lo dicevamo poco fa conversando privatamente prima di questa chiacchierata pubblica con Mario Mancini. Come molti altri grandi studiosi del Novecento interessati dai grandi orizzonti della simbolica tradizionale, penso a Corbin, poi prima citavamo anche René Guénon in una posizione però un po' appartata. Anche Zimmer è uno di questi studiosi che sa muoversi, diciamo, fra specialismo, tecnicità disciplinare e una dimensione più vasta. In particolar modo in quel libro straordinario che è stato testé evocato, Il re e il cadavere, in cui, libro postumo, insomma, nella sua confezione editoriale, in cui confluiscono lavori che interessano e toccano e trattengono piste, linee direttrici d'analisi che si diffondono in direzioni molteplici, insomma, dal viaggio di struttura sciamanistica nell'oltremondo di Coneda, quindi dal mondo celtico, fino, diciamo, alle pagine per noi filologi romanzi più attrattive dedicate ai grandi capolavori della letteratura arturiana, direi quasi ai grandi paradigmi della letteratura arturiana. Cosa c'è di straordinario nell'avvicinamento di Zimmer alla letteratura arturiana? Due aspetti, e su questi mi fermerò veramente pochi istanti per poi cedere subito la parola ad Adone Brandalise. In primis direi una formidabile dimensione comparatistica, a larghe campiture, in cui diciamo, la ricerca esatta delle isotopie e delle omologie non è mai sfrangiata, non è mai sfilacciata o sfibrata, ma al tempo stesso mantiene una leggerezza e una sinuosità che fuoriescono da un discorso di casellario tipologico. Quindi una capacità comparatistica di emergere alcuni potenti archetipi di carattere universale, alcune invarianti della psiche, alcuni grandi modelli che si ritrovano anche nella letteratura arturiana e che vengono rilevate soltanto mercé questa prospettiva, diciamo, di sinossi. Senza perdere di vista, peraltro, cosa che è straordinaria, insomma, in un indologo, la contestualizzazione, perché Zimmer, con tutta la souplesse del suo stile, non manca di ricordare la dimensione ovidiana di questi testi, la dimensione cortese, tutto insomma, diciamo, il discorso immersivo e metabolico che riguarda la contestualizzazione dei paradigmi universali dentro la specificità dei testi. Ecco, poi a fianco del momento comparativo che mi sembra cruciale, c'è un altro aspetto cruciale, centrale, capitale, quello della narrazione, che ogni grande mitologo debba essere necessariamente anche un grande narratore o che comunque con la dimensione narrativa debba avere confidenza, è tautologico, insomma, è quasi una lapalissade, ma qui si va, diciamo, in una direzione che riesce a tenere insieme, almeno così mi pare, sia l'interesse per alcuni tipi narrativi, cioè per gli archetipi come intrecci, sia una dimensione più personale,
che diventa un racconto glossante, un saggismo narrativo, per cui il discorso del racconto viene riformulato, la fabula viene riattraversata nella prosa rapinosa, sinuosa, come dicevo, ma è sempre accattivante, magnetica di Zimmer, con una glossa che non è mai staccata in incisi ed excursus, ma che in qualche modo si discioglie nel racconto, per cui il dilettante dei simboli, traendo piacere dalla riproduzione narrativa di questi grandi archetipi di racconto mitico, produce nel momento in cui narra un'ermeneutica totale. Ecco, direi che questi due aspetti mi sembrano cruciali nella poetica critica di Zimmer, cioè l'orizzonte comparatistico larghissimo che pochi altri hanno avuto, per esempio con un temperamento completamente diverso, Mieletinsky, è un altro mondo, è un altro aspetto, e dall'altra parte questa confidenza con la narratività mitica. Due componenti che credo rientreranno nella lettura di Mario Mancini, che lo voglio ricordare ancora una volta, è stato tra i maggiori traghettatori del pensiero di Zimmer tra i filologi romanzi. È stato lui a riprendere, proprio per esempio nella grande collezione di saggi che compongono la letteratura del Medioevo letterario, pubblicata originariamente per i tipi del Mulino e poi adesso riproposta per Carocci, proprio in quei saggi Mancini riattraversava con la bussola di Zimmer alcuni passaggi dei romanzi di Chrétien con un tocco che è tutto suo, cioè meravigliosamente appropriativo ma anche capace di distanziamenti raffinatissimi. Passo un momento la parola ad Adone Brandalise, che dirà meglio di me un po' di considerazioni introduttive. Una cosa, per evitare l'effetto surreale, cioè ci possiamo anche guardare ad altezza viso, perché tanto c'è il monitor, sì. Basta avere per stare da sulla, perché sennò sembriamo dei pazzi che ognuno sì. Parla. È vero, è vero. Mi sono lasciato un po' capitare del magnetismo iconico del display. Sì, no, la condanna monadica a cui in qualche modo siamo. Sì, direi proprio di sì. Fate finta di essere presenti, ecco. Sì, no, ma in realtà Adone Brandalise dirà pochissimo. Devo dire che la formula proemiale nel modo della lamentazio circa i limiti di tempo è più che mai motivata, e conseguentemente l'affermazione con cui in genere si esordisce assicurando che si sarà brevi, in questo caso troverà sorprendentemente una perfetta attuazione nella pratica. D'altra parte, chi mi ha proceduto ha già in qualche modo prodotto una mappa abbondantemente ricca che può in qualche modo costituire l'ambientazione, la scenografia nella quale collocare l'intervento di Mario Mancini. Vorrei soltanto ricordare, come appendice al medaglione, peraltro impeccabile, con cui è stato presentato, che una porzione non insignificante dell'attività accademica di Mario Mancini si è svolta a Padova e che a quella sua presenza a Padova si deve anche... Dalla laurea in poi. E si deve in qualche modo anche l'avvio, o quantomeno alcune delle fasi di avvio più importanti per molti di coloro che a Padova hanno successivamente svolto la loro attività. La presenza di Mario è stata una presenza singolarmente produttiva sotto questo profilo, e la sua presenza qui è anche un'occasione per manifestare, per me personalmente, ma penso che altri siano molto propensi ad accodarsi a questa mia affermazione, una manifestazione di gratitudine. Ecco, devo dire che se il tempo non mancasse ci si potrebbe dedicare, almeno da parte mia, una sorta di esercizio retorico non ozioso, cioè quello in definitiva di far progressivamente trapelare in alcune battute relative a Zimmer quasi la sinopia di un possibile ritratto intellettuale di Mario Mancini. Visto che appunto il tempo non consente
un'operazione di questa natura, mi limiterò a mettere in campo uno degli ingredienti con cui l'avrei probabilmente condotta. Ma sostanzialmente Zimmer ha una caratteristica che da un certo punto di vista lo rende particolarmente congeniale a evidenziare una delle finalità con cui abbiamo concepito ancora già da 2 anni questa nostra formula. Cioè sostanzialmente è un luogo in cui risulta evidente come ciò che si lega in costellazione alla nozione di archetipo difficilmente possa essere avvicinato senza essere tramutato in altro, senza essere perduto, senza essere affidato a una sequela di operazioni controfinalistiche rispetto alla sua natura, qualora venga concepito come un complesso di oggetti affidati ad una catalogica, in qualche modo. Ciò che in realtà caratterizza l'archetipo non è il suo stare in una posizione in qualche modo rigida, da cui possa essere prelevato per essere successivamente inserito in una sorta di struttura museale. L'archetipo ha la caratteristica di essere essenzialmente un nucleo cinetico, una forza dinamica, e di essere soprattutto ciò che rivela la propria peculiarità quanto più illumina la sinergia che esso ha con un mondo mito, con un mondo complessivamente simbolico. Beh, Zimmer per tanti versi ha proprio questa caratteristica, non è un indologo che fa anche il filologo romanzo o fa anche altri mestieri, è essenzialmente un luogo, questo quantomeno nel Real Cadavere, in cui avviene un movimento, si produce un movimento che in varia misura traspare nel maturarsi della vocazione intellettuale di molti altri personaggi di cui abbiamo parlato e di cui parleremo. Cioè ciò che si dà inizialmente nella forma dell'oggetto traguardato attraverso le categorie e le tassonomie dell'impresa scientifica prende progressivamente a muoversi, viene sotto questo profilo, in questo suo movimento, non azzittito scientisticamente, ma scientificamente ascoltato, e progressivamente passa dalla condizione di ciò di cui si parla a ciò che parla attraverso di noi che ne parliamo. Un'operazione che consente conseguentemente alla rinarrazione del mito di diventare attraversamento tout court in forma di pensiero esattamente di ciò che gli apparati attraverso i quali si affida disciplinalmente il pensiero non sarebbero in grado di evidenziare. Non è soltanto, e Mario ce lo spiegherà, il talento di scrittore che rende in qualche modo così ricca, suggestiva, fluida la prosa di Zimmer. Il fatto è che il movimento della narrazione diventa, al di là dell'allegoria, movimento del pensiero e progressivamente diviene nella sua forma complessiva, la scoperta in cui si congiungono le scoperte dei personaggi, le scoperte del lettore e forse in qualche modo la scoperta di qualcosa che attraverso i lettori va, per così dire, radicalmente al di là del loro bilancio troppo particolare e in un certo senso, nel senso dell'Allzumenschlich, troppo umano. Ma detto questo, probabilmente è anche detto tutto quanto poteva da parte mia essere in qualche modo collocato in fase introduttiva, e a questo punto si tratterà di non rinviare ulteriormente la parola di Mario, a cui cedo con particolare gioia il testimone. Grazie. Grazie ai tre che hanno parlato e che prendevo appunti perché mi offrono una sorta di palinsesto su cui muovermi. Io per abitudine scrivo sui fogli e certe cose le metto tra parentesi per non dirle. Anche oggi mi piacerebbe, e so che è un'abitudine del seminario, poi la
discussione. E, io mi sono laureato a Padova, ho insegnato più di 40 anni a Bologna, però il legame con Padova è fortissimo attraverso gli amici. La storia della letteratura vedeva tra i collaboratori non Alvaro, che era troppo giovane allora, ma Adone, in un capitolo che facevamo insieme proprio su Tristano e Isotta. E allora, questo libro uscì nell'83 e allora suscitò un certo interesse. E non so, oggi a me, e ne parlavamo già allora, un libro bello e importante per tanti motivi, e Alvaro prima e Adone poi, con alcuni col tema della narrazione, che è lo stile di Spitzer, un nodo centrale, e poi rinarrazione del mito, diceva Adone prima, e poi la categoria di dilettantismo e dilettante che lui proprio all'inizio mette etimologicamente a fuoco, e conversazione, che è la conversazione con il lettore. Di Zimmer sapete, nasce nel 1890, insegna come associato a Berlino, poi mi appuntavo nel 1927, fa domanda per Königsberg, la città di Kant, ma come scrive l'orientalista suo amico, Scheder non lo tiene, citazione una lettera proprio a Zimmer, per la resistenza dei filologi più anziani, i più giovani erano entusiasti che arrivasse Zimmer, i nuovi più anziani, di schietta scuola positivistica. Zimmer è tutta da un'altra parte. Poi nel 32 incontra Jung, che lo ricordavano un momento importante della sua storia, sono giusto con la sua storia, e nel 38 con le leggi razziali è costretto a lasciare l'università e per aver sposato nel 10 anni prima Christiane von Hofmannsthal, la figlia dello scrittore Hugo von Hofmannsthal, di origini ebraiche. Ripara in Inghilterra e poi nel 41 negli Stati Uniti. Ahimè, per poco, perché una polmonite che allora non si curava bene, muore a 53 anni nel 1943. Le opere più importanti, Maya, i miti e i simboli dell'India, a cui accenderò, e soprattutto l'opera sua più famosa, Il re e il cadavere. E poi anche tradotto a Mondadori nel 2001, Filosofia e religioni dell'India, pubblicati da un amico, Joseph Campbell, che pubblica anche postumo Il re e il cadavere nel 1948. Vi accennavo prima, lo dicevano anche gli amici, i rapporti con Jung dal 1933 al 1940, quindi anche dopo aver lasciato la Germania, dall'Inghilterra, partecipa a Eranos con diversi interventi. Jung pubblica nel 1944, quindi postumo, Zimmer muore nel 1943, vi dicevo, Der Weg zum Selbst, la via del sé, che viene tradotto poi dalla terza, e con una prefazione molto affettuosa. Il suo più ardente desiderio, quello di vedere l'India con i suoi occhi, non potrebbe dopo realizzarsi. In compenso, per motivi diversi, tra cui anche la guerra, in compenso tanto più grandiosa era l'idea che gli si faceva dell'India spirituale. Devo a lui di aver potuto, nel corso della nostra collaborazione, spingere lo sguardo con un vantaggio incalcolabile nella psico orientale, grazie non soltanto alla dovizia delle sue cognizioni specifiche, ma soprattutto alla sua geniale concezione del contenuto ideale della mitologia indiana. E mi piaceva appunto citare questo, e l'interesse poi la generosità di Jung di pubblicare l'ultima opera postuma di Zimmer. Per il rapporto su Jung posso
citare un pensiero del qui presente Adone Brandalise in I tempi del mito, teorie e narrazioni di Avicenna, che ho anche qui in fotocopia tra le carte e che ho riletto con piacere. È una puntualizzazione importante. Cito il rapporto con Jung, di cui mi sembra assumere più ancora che il contributo al fondo discutibile dell'impresa psicanalitica. Adone, come credo molti di noi, è più freudiano che junghiano, però la legittimazione che da questa gli deriva alla interrogazione dei più diversi materiali culturali e della narrazione mitica. E poi dal Convegno di Eranos, ancora Adone, dove il rapporto con il mito si manifesta come originato dalla convinzione del suo ruolo fondamentale e inesauribile nell'esperienza spirituale, quindi delle stesse forme del lavoro intellettuale. Fine della citazione. L'atteggiamento di Simone nei confronti del mito è quello, ne veniva ricordato prima, del dilettante. Lo ricordavano sia Alvaro che Adone Brandalise, per cui vi risparmio le citazioni. Il dilettante è sufficiente questa forse. Il dilettante è una persona che prende piacere, diletto a qualche cosa. I saggi seguenti sono dedicati a coloro che si dilettano di simboli, amano conversare con essi e amano vivere tenendoli continuamente presenti. E tre righe fanno capire appunto questo andare e venire tra il mito e l'esperienza. Zimmer è polemico con chi vuole inghiottire tutti insieme la sapienza orientale, come fanno teosofi e neobuddisti. Posizione simile a quella di Jung. A Zimmer è molto cara una parabola cassidica raccolta da Martin Buber. Il rabbi Eysick di Cracovia fa un sogno che gli ordina di andare lontano e fino a Praga dovrebbe aver trovato un tesoro nascosto sotto il ponte che conduce al castello dei Re Boemi. A Praga, uno strano sogno del capitano delle guardie lo indirizza a Cracovia, la città dove lui abita, e dove il rabbi trova il tesoro in un angolo della sua vecchia casa. È un Zimmer che lo cita, perché dice bisogna, e qui c'è il legame di un grande orientalista con l'Europa, Chrétien de Troyes, con la sua storia. Lui si era laureato in germanistica e orientalistica. Di conseguenza per Zimmer i miti indù che vengono da lontano ci parlano allo stesso modo del tesoro che ci appartiene. Da qui quella bellissima parabola che riassumevo prima. La storia del cadavere, che dà il titolo al libro, è orientale, così come le babucce di Bokassem, la prima, e i quattro episodi della storia della Dea. Ma al centro del volume troviamo, agganciate a lontani motivi folclorici, quattro storie dell'Occidente medievale. Storie del ciclo di Artù, Galvano e il Cavaliere Verde, il Cavaliere del Leone e l'Ancillotto, che si rifanno a due grandi romanzi di Chrétien de Troyes, Yvain ou le Chevalier au Lion e Lancelot ou le Chevalier de la Charrette, e poi anche Merlino. Mi soffermerò in particolare su l'Ancillotto e su Yvain, il Cavaliere del Leone. L'Ancillotto Fulgido guerriero, ma soprattutto la sua storia è legata alla passione segreta, come sapete, per la regina Ginevra. La sua assoluta devozione le fa, e qui Zimmer procede con evidenti categorie junghiane, un archetipo dell'animus, l'immagine della mascolinità che risiede alla psiche della donna. E Ginevra è l'archetipo dell'anima e la donna del sogno maschile. Cito da Zimmer: quell'elusiva signora, bella e perniciosa, malvagia, benevola e ambigua,
vedete già lo stile di Simmel nelle definizioni, che occupa il suo desiderio inconscio, rappresentata anche dalle apparizioni di quelle fate del lago. L'angelotto è stato educato da una fata del lago. Fate là che fanno da compagne dell'eroe, da quelle regine malvagie che lo stregano e lo tormentano. Fine la citazione. Ancora, l'iniziazione spirituale di Messer Lancillotto non è la via della sublime ricerca di una condizione di santità. La sua aureola è quella della colpa inestinguibile, il segno dell'iniziazione restia, ambigua, delle forze sconsiderate, della passione insaziabile. C'è qualcosa di disumano, di demoniaco, di arcano nella sua cieca dipendenza dal cibo proibito. Non è un semplice amante umano, ma un essere soprannaturale, come un bambino sostituito dalle fate che ha dalla sua la potenza segreta del reame dei fairies. Infatti è un grande guerriero e anche audace, come vedremo anche da subito, da un paio di salto qui delle cose, perché mi piacerebbe, so che è l'abitudine del seminario, di discutere con voi, lasciare spazio alla discussione, per cui semplifico alcuni passaggi per le ragioni del tempo che ricordavamo. Nella storia di Lancillotto due grandi episodi segnano l'assoluta devozione alla regina Ginevra. L'episodio della carretta, che darà il nome all'eroe, le Chevalier de la Charrette, restando incollato sulle spalle come un emblema. Ginevra è stata rapita, Lancillotto è partito subito per liberarla. Incontra un nano perfido di vile lignaggio che lo invita a salire sulla carretta che lui conduce, la carretta infamante destinata agli assassini, ai prigionieri e ai ladri. Solo per i filologi non romanzi farò qualche riga di riassunto. Solo così potrà sperare di sopraggiungere la regina. Lancillotto esita, nel suo cuore combattono ragione e cuore, poi audacemente sale. Questo è un grande episodio che dà il titolo al romanzo. L'altro grande episodio, il ponte della spada. E qui vi propongo una bellissima miniatura. Riuscite a vederla? Sì, vediamo. Devo tirare su. Sì, riesci a tirarla su. Riesci ad alzarla? Ah, ecco. Eccolo, ecco. Bello, no? Vero? È magnifico. Non sapevo se funzionavano gli archingegni. Sì, così. Bene, bene. Si vede bene. E non è, è dai romanzi di Credente Trois, che sono senza miniature, curiosamente, è però... E dai romanzi in prosa che riprendono tutte le storie. Per passare nel regno dove è stata condotta Ginevra, Lancillotto deve attraversare con mani e piedi nudi il ponte della spada. Sottilissimo e tagliente, gettato su un rapinoso e nero fiume. Vedete tutto nella miniatura. E il ponte che la attraversava era diverso da tutti gli altri. Mai uno simile ci fu, né mai ci sarà. Mai ci fu, se vi chiedete il vero, ponte così terribile, tavola così funesta. Di una spada affilata e bianca era fatto il ponte sull'acqua fredda, ma la spada era forte e dritta e aveva la lunghezza di due lance. Questo è Credente de Troyes. È un'impresa spaventosa e sovrumana. Per capire davvero questa grande scena dobbiamo sentire che qui c'è l'eco grandiosa di un'immagine arcaica che viene dalla notte dei tempi, che vive nell'inconscio collettivo. Ascoltiamo Zimmer. Questo ponte suggerisce un'origine lontana da ricercarsi nelle tradizioni mitologiche dell'Oriente. Una lama simile di coltello lunga affilata
che attraversa l'abisso della dannazione costituisce uno dei principali cimenti dell'antica mitologia persiana del giudizio finale. Le anime sono costrette ad attraversarlo e il peccatore cadrà nell'abisso. Ma per il pio il filo della lama si allargherà in un sentiero piano e piacevole che conduce al paradiso. È l'archetipo del passaggio pericoloso. E in nota Zimmer cita la Katha Upanishad: una lama affilata di rasoio difficile da percorrere, un cammino difficile è questo. Lama affilata di rasoio. Così Zimmer, dopo di lui, una serie di grandi studiosi venuti dopo, Mircea dello sciamanismo del 51, Alessandro Bausani, la Persia religiosa del 59, Johann Culiano, Experience dell'Extase dell'84, è ritornato sul tema illuminandolo a fondo. E brevemente, per dare proprio lo spessore di questo grande archetipo che Zimmer aveva intuito, fulminando poi la Katha Upanishad in una nota, si allarga poi in un modo straordinario. Nella Vesta, Zarathustra, coloro che sono uniti a lui in estasi attraverseranno facilmente il ponte. Bausani, ma la loro anima, quella Mevage, la loro Daena, che è lo spirito, il doppio, gemeranno quando arriveranno davanti al ponte Cinvat. E il ponte della spada è un ponte e ritorna sempre come ponte, con anche col suo nome Cinvat. Ponte Cinvat, e invece coloro, i buoni, lo attraverseranno facilmente. E ancora Bausani, il malvagio, nelle Asna della Vesta, il malvagio, il pio e il puro renderanno come il malvagio la cui anima gemerà di fronte al ponte Cinvat, perché con i suoi atti e la sua lingua egli ha distrutto le vie del bene. E poi soprattutto Culiano ha, in un capitolo intero del suo libro che citavo prima, ha aggiunto testimonianze importanti nella letteratura apocalittica cristiana, nel folklore celtico. Poco dopo, non vi dico il titolo dell'opera, poco dopo essi videro un'isola con una fortezza e un ponte di vetro che conduceva alla sua porta. Quando cercavano di salire sul ponte, essi cadevano giù ogni volta. Un ponte pericoloso, insomma. E fino alla scala di libro, alla scala di Maometto, famoso anche per i possibili e impossibili rapporti con la Divina Commedia, che tradotto anche in italiano, non ve lo cito. Particolarmente interessante è il Pon Subtilis nel Arda Viraz Namak, il libro di Arda Viraz, un testo zoroastriano che attraversa diverse redazioni e raggiunge la sua forma definitiva nel IX-X secolo. È interessantissimo perché è una porta che conduce nell'inferno e diventa un viaggio nell'aldilà. Sono riuscito a procurarmi la traduzione francese di Philippe Gignoux, Institut Français grazie agli amici orientalisti di Bologna, Institut Français d'Iranologie de Teheran, Bibliothèque Iranienne, numero 30, 1984. È un testo, Gignoux mette anche il Pahlavi lì, però quello è un'edizione critica, ma c'è per fortuna una bella traduzione francese. Se volete nella discussione vi racconto qualcosa di più del Arda Viraz Namak. Un punto curioso: il capitolo su Lancillotto si conclude nel libro di Zimmer in un modo sorprendente. Entrano in campo i tarocchi. Allora,
il numero due, questi sono i tarocchi che Sim riporta dal risvolto del suo libro. Io vi faccio vedere anche che sono colorati, puoi andare avanti, no? Gli stessi tarocchi nel tarocco di Marsiglia, che sono, ecco, li vedi, questo è l'ermafrodita cosmico, le monde, poi puoi andare avanti, vedete anche, grazie, sì, ecco, vedete, questo è il pandui, in tipografia non l'ho visto perché aveva rovesciato, l'hanno messo giusto, ma il pandui è così, naturalmente, no? È così. E poi c'è l'ultimo bellissimo, la morte, no? Puoi arrivare, quello volevo girarlo, sì, sì, ma invece ci andiamo, sì, sì. Ecco, poi questo è il tarocco di Marsiglia. Sim dice, Messer Lancillotto è un esempio della figura archetipica del salvatore, perché infatti nel regno dell'aldilà, dove raggiunge Ginevra, poi riporta di qua dei prigionieri, quindi è un eroe salvatore. E dice, come Gesù fu bollito e schernito, prima come un criminale, così Lancillotto sale sulla corretta dell'infamia, cioè dei momenti di incorrere nell'ignominia dell'agonia. E poi Lancillotto a un certo punto viene messo di fronte in un cimitero, domanda e dice, questo cos'è? È la sua tomba, il suo sarcofago. Lui reagisce bene, ma insomma è abbastanza impressionante questa scena. Dice Zimmer, i tarocchi che sono noti in Europa fino dal XIV secolo sono interpretati da molti come gradi di un ordine esoterico di iniziazione. E allora dice, potremmo fare un confronto con la storia di Lancillotto, un nuovo spessore arcaico e mitico che dà a queste storie che Chrétien racconta in modo lieve, diceva Ovidiano prima Alvaro, però lo spessore è fortemente arcaico e archetipico. Dunque il mondo, l'ermafrodita danzante, è Lancillotto con la regina e a metà del perigliososo sentiero della storia dei tarocchi, il 21, l'ultimo è il mondo, sarebbe il punto d'arrivo, però ci sono delle tappe che dice Sim potrebbe farci pensare alla storia di Lancillotto. La carta 13, la morte, abbiamo visto prima che Lancillotto si confronta con la sua tomba, e la carta 12, le pendu, l'impiccato, e dice, ricorda il disonore sulle cogne sociali che ha dovuto subire Lancillotto, e la carta 13 corrisponde al suo passaggio per la tomba. E anche questo è uno spunto così, no? Curioso, ma mi pare interessante. Passiamo ora al Cavaliere Leone, l'altro grande capitolo dedicato a Chrétien nel libro Il Re e il Cadavere. Richiamo in due frasi per i non filologi romanzi, ma sono davvero due frasi. Il romanzo si apre con un racconto calovernante. Un cavaliere conte di Artù racconta una strana avventura che gli è capitata 7 anni prima. L'aveva, siccome era finito un po' male, lui l'aveva rimossa. E però la corte è curiosa di avventure, lui racconta. E racconta la foresta di Grozzeliande, nella famosa foresta dei prodigi, anche per Ariosto e soprattutto per Boiardo. Calogrenant giunge alla fontana magica dove deve versare dell'acqua sopra una pietra scatenando la tempesta che devasta ogni cosa e affrontare poi in duello il difensore della fontana, un guerriero di taglia gigantesca. Scavalcato senza colpo ferire, Calogrenant si allontana frettolosamente. 7 anni dopo, incuriosito il racconto della... Vedete anche come Chrétien costruisce i suoi romanzi, insomma, no?
incuriosito, ci riprova il suo cugino Yvain. Alla mattina presto parte, tutto è rimasto uguale. Magia. Gli incontri, il gigante nella foresta e soprattutto la fontana. Compie Yvain tutti i gesti rituali e nel duello alla meglio sul cavaliere la fontana e Scrados. Chi non ha visto vicino a Bressanone Rodenek, c'è, sono i fumetti di questa storia, non da Chrétien de Troyes, ma dalla traduzione tedesca, quasi subito dopo, perché ebbe una meritata enorme fortuna europea. E viene in mente perché proprio c'è l'Yvain che spacca la testa al povero Escrados, che era il compagno della Dama della Fontana. Nel duello al meglio lo insegue, lo ferisce a morte, lo insegue nel suo castello dove resta prigioniero. Qui si innamora perdutamente della dama, del cavaliere che ha ucciso e con la complicità della sua compagna Lunette nel giro di 3 giorni riesce a avere il suo amore, ad essere ricambiato. Questo è il primo tempo del romanzo di Chrétien. Zimmer coglie perfettamente il significato simbolico della storia, del luogo e del rituale. La fontana segreta è, cito, la fonte dalla quale scorgono perennemente tutti i poteri della vita. Cito ancora, così Ivano entra nel mondo dei Feris, nella sfera trascendente delle potenze cosmiche superiori. In quanto consorte della dama della fontana e guardiano delle acque perenni, tra l'altro anche la fontana e l'acqua nella tradizione orientale, anche Nesami e così hanno un valore pratico nel deserto, ma anche simbolico, fortissimo, viene iniziato i misteri fondamentali della forza vitale perché è legato all'incantesimo dal compito nel quale l'ha investito la sua vittima sovrumana, il povero Scrados. In quanto signore, dico il povero Scrados perché Chrétien gli dedica anche dei versi, dice, boh, nessuno poi si ricorda più di lui, insomma, oh, poveretto, ormai c'è il successore che è Yvain. Nelle letture successive dell'episodio l'interpretazione archetipica si è giustamente affermata, ma Zimmer aveva già colto l'intreccio fondamentale, si è arricchita e la bibliografia Alvaro e Adorno la conoscono benissimo, Stanescu, Emmanuel Baumgartner e Philippe Valter, e la conosce benissimo soprattutto Alvaro, che ha scritto un bellissimo saggio dove ha messo lo specchio liquido, il passaggio paradossale, 1999, antico moderno, dove ha messo in luce in modo persuasivo gli elementi magici e cosmogonici, le acque, ma anche un tratto che in Zimmer non c'era, la caccia rituale, perché insegue violentissimo Yvain, insomma, contro il povero Scrados, la caccia rituale. E poi soprattutto l'albero primordiale, perché vicino alla fontana c'è un albero e allora Alvaro con Eliade, Axis Mundi, e quindi questo, questa scena viene arricchita in tutti gli elementi arcaici. Cito ancora da Alvaro, Barbieri, l'albero primordiale innalza la sua cima verso il cielo e affonda le sue radici nelle profondità ctoniche, assicurando il contatto tra forze uraniche e telluriche. Pilastro e ponte, zona di intersezione tra 3 regioni cosmiche, l'Axis Mundi si erge al centro, collegando la Terra sia con l'anello celeste sia con quello infero. Posta nel mezzo della foresta in Roseliande, situata per così dire nel cuore del mandala, sempre Alvaro, nei penetrali del dominio fatato, la sorgente magica è uno spazio ierofanico, un luogo in cui si può rivelare il divino, un corridoio di scambio sacro tra questo mondo e l'altro.
Quindi questo arcaismo con cui Chrétien galleggia e gioca anche, che ci giochi, è un aspetto importante, perché lo assume, lo commenta, lo rovescia anche a volte. Oltre al perenne potere della vita rappresentato dalla Dama della Fontana, Zimmer introduce un altro tema centrale, quello della uccisione rituale. Qui riferimento a una pagina famosa di Fresa, Ramador's Golden Bough, dove una figura sinistra si aggira nel lago di Nemi. Parlo velocemente perché probabilmente avete presente queste le pagine iniziali bellissime del Ramo d'Oro. E insomma, una figura sinistra e paurosa perché teme di essere ucciso. Infatti, ritualmente viene ucciso. È la storia del povero Esclados, che è un grande tema. Vi cito soltanto non Chrétien, perché Chrétien in Recenide, possiamo tornarci eventualmente, lo rovescia completamente, si diverte a rovesciarlo, e invece lo troviamo tale quale. E sono inconscio collettivo, c'è poco da fare, perché nel Bellen con che non aveva letto Fraser, naturalmente, Bellen con lui dirono le Beaujolais 1200. Questa era l'usanza. Quando uno dei suoi amanti moriva, si parla di una dama, mezza fata e mezza dama, quando veniva ucciso in duello, la dama prendeva senza esitare chi l'aveva ucciso e ne faceva il suo nuovo amante, perché potesse per 7 anni mantenere l'usanza. È esattamente la storia di Yvain e la storia del cavaliere. Vi dicevo, sarebbe interessante riflettere su Erechini, dove questa storia viene completamente e allegramente rovesciata, è piena. Salto. Anche qui ci sono arricchimenti. Ananda Kumarasvami aggiunge in nota al libro di Zimmer, si implega desti Ananda Kumarasvami, James Campbell aggiunge in nota, però il saggio di Kumarasvami è del 47 e quindi fa parte del libro di Zimmer, ma Zimmer queste cose non poteva saperle, molto del 43, e allora è un bel saggio, 30 pagine vertiginose. Che, su cui passo velocemente perché vorrei anche discutere con voi. C'è un ultimo punto, la danza di Shiva, che voglio, perché sono delle belle figure. E passo sulle Simplegades, che sono le rocce Scille Cariddi. La prima citazione, ovviamente, l'Odissea, Scille Cariddi, e poi seguono a vertigine 10, 20, 30 citazioni. Purtroppo, va bene, sin quando si tratta di Odissea, uno lo va a prendere, gli Argonauti, va bene, uno lo va a prendere, poi però per il resto è davvero vertiginoso. Testo indiano, Satapata Brahmana. Gayatri deve portare l'acqua della vita, ma tra due foglie d'oro taglienti come rasoi, che ogni batta d'occhio scattano e si chiudono. Gayatri strappa via le foglie e si produce del soma. Ma sono le rocce, le Simplegadi, le rocce che... e così via. Vi do... è un bellissimo saggio, perché mito... Navajo, Groenlandia, poi Castello Rotante, perché Kumarasvami ha capito che rientra anche il Castello Rotante, che c'è nel Mahabharata, ma c'è anche in testi francesi che conosciamo bene, La Mula Senza Freno, che è di nuovo bellissimo perché c'è un castello rotante con una porta. E l'eroe deve riuscire a
al Kairos, prendere la, altrimenti insomma non e va. Ecco, quindi e poi ci sono delle osservazioni molto belle anche sulle coppie di opposti in questo saggio di Kumarasvami. Ma vorrei allora passare velocemente all'ultimo punto e alle ultime figure, e poi Alvaro andare allora su questa. Ecco, ce l'ha già, la vedete, la danza di Shiva, danza cosmica. E non è nel libro Il Re Cadavere, ma è nell'altro volume di Zimmer sulla arte indiana. Il tema centrale che qui Zimmer riprende è presente però anche nel libro Il Re il Cadavere, da liberazione dalla Maya, che è appunto l'incantesimo, la creazione del mondo fenomenico, l'illusione, ma anche il movimento cosmico, è un aspetto molto complesso. E doppio ritorna nel 25 storie dello spettro del cadavere, che è la bellissima storia indiana del re che si porta avanti e indietro il cadavere di un impiccato, che è una forma pesante ma riuscita di iniziazione. E poi c'è anche, ritorna il tema nel bellissimo, tra i più brevi saggi del libro, ma molto bello, la storia di Merlino. Vi dico soltanto, Merlino viene imprigionato da Niniane, a cui ha insegnato la magia. Niniane dice lo fa prigioniero, però lo assicura di restare sempre con lui, e così fa. E vi cito soltanto, l'inganno di Niniane è illusione, il cedimento di Merlino è conoscenza. Negli occhi brillanti della fanciulla egli riconosce la quintessenza del suo essere. È bellissimo perché Merlino è stufo del suo ruolo della corte di Re Artù e dopo tutto sceglie di restare nella foresta. Mi ero segnato anche un pensiero del qui presente Adone: Merlino è il Prospero shakespeariano. Di Adone. Voglio dirvi ancora due parole di Zimmer su questi bronzi bellissimi. Anche Alvaro l'ha visto al Musée Guimet, il grande museo di Parigi. Straordinari. Il primo è la danza, lo torno indietro, ma per un momento, la danza di Shiva. La biblioteca Delfi col titolo La danza di Shiva. Con una bellissima citazione, saggio di Kumarasvami di Luciano di Samosata sulla danza, splendida, una danza cosmica, aveva già visto tutto anche il grande Luciano di Samosata. E Miti e simboli dell'India, 1946, pubblicato da Campbell, postumo anche questo. E su queste immagini e su due o tre di Zimmer, vorrei concludere. Fra i nomi principali di Shiva vi è quello di Nata Raja, re o signore dei danzatori. Zimmer cito: la danza è un atto di creazione, produce una nuova situazione ed evoca nel danzatore una personalità nuova, superiore, a funzione cosmogonica,
perché risvegli energie latenti che poi possono dar forma al mondo. Su scala universale, Shiva è il danzatore cosmico. Nella sua manifestazione danzante, incarna insieme e manifesta l'energia eterna. Le forze concentrate, proiettate, il suo movimento frenetico, incessante, sono i poteri dell'evoluzione, del mantenimento e della dissoluzione del mondo. La natura e tutte le sue creature sono gli effetti della sua danza eterna. Zimmer analizza una bellissima serie di bronzi dell'India del Sud che datano del X e XII secolo. Questa è una, poi puoi passare a quella successiva, quella del Museo di Madras che abbiamo visto, e poi quella che troviamo nel Museo Ghimetti. C'è anche, vi ho dato anche una scultura, però sono più belli i bronzi sono davvero straordinari. Ecco, questo è quello del Museo Ghimetti, il più famoso, riprodotto anche nella storia dell'arte indiana recente di Einaudi. È davvero, davvero straordinario. Zimmer segue e interpreta uno per uno tutti i gesti del Dio. La mano destra superiore regge un piccolo tamburo a forma di clessidra per tenere il ritmo. Questo indica il suono, il veicolo della parola, della rivelazione, della tradizione, l'incantesimo, la magia. La mano opposta in alto a sinistra con le dita intrecciate reca sul palmo una lingua di fiamma. Cito, il fuoco è l'elemento della distruzione del mondo. Qui dunque nell'equilibrio delle mani è illustrato creazione e distruzione, musica, ritmo, danza e però fuoco. Suono contro fiamma. La seconda mano destra fa il gesto del non temere, che dispensa pace e protezione, mentre la rimanente mano sinistra, perché vedete, ha quattro mani, giustamente, perché Kumarasvami scrive un saggio desolato, dice, ma perché dicono che sono brutte così, quattro mani va bene, è inutile che i critici occidentali dicono che sono grottesche. No, quattro mani vanno bene. C'è un piccolo saggio proprio nella danza di Shiva recentemente di dove Kumarasvami teneramente difende le mani dei bronzetti. Poi il piede, la liberazione, salvezza del devoto, poi c'è la figura sotto che viene commentata, che è un demone nano, cattivo, smemoratezza, la cecità della vita. Un anello di fiamme e di luce esce dal Dio e lo circonda. Zimmer, si ritiene che esso rappresenti i processi dell'universo e delle sue creature, la danza della natura suscitata dal Dio che le danza dentro. L'origine del cerchio di fiamme deriva probabilmente dall'aspetto distruttivo di Shiva, ma la distruzione di Shiva è in fondo identica alla liberazione. Sima, nella sua analisi, coglie la doppiezza, la dualità della figura di Shiva danzante, la frenesia selvaggia, ma anche benissimo l'immobilità del viso, che è come una maschera enigmatica, dice. Ma sotto il dualismo, e questo tema del dualismo è molto interessante, gli opposti, eccetera. Kumarasvami naturalmente cita anche Eraclito, giustamente. Cito ancora Shiva, apparentemente due cose opposte, l'asceta archetipico e il danzatore archetipico. Da un lato è tranquillità totale, calma interiore, assorta in se stessa, assorta nel vuoto dell'assoluto, dove ogni distinzione si disfa e si dissolve e ogni tensione si quieta. Ma dall'altro è l'attività totale, energia vitale frenetica, priva di scopo, giocosa. I due aspetti sono rappresentati vicini nei templi di Shiva. La realtà conosciuta agli illuminati, ai Buddha, ai saggi, agli yogin, fianco a fianco con quella di cui godono i figli della Maya, ancora soggetti all'incantesimo del mondo. Doppiezza, ma anche unità,
che è l'essenza poi, perché sempre anche in Kumaraswami, anche in cosa, la doppiezza diventa uno. Ancora due frasi e poi, se volete, passiamo a parlarne insieme. Se ci interroghiamo sulla ragione dell'interesse che l'opera di Zimmer ha suscitato, che forse può ancora suscitare, ci viene a pensare che sia per le tematiche che mette in campo. Identità, destino e carattere, occasione, apparenza, maya e verità, iniziazione, soggetto. Sul soggetto ho ancora un pensiero del qui presente Adone. Nelle narrazioni proposte da Zimmer paiono ribadire che noi siamo molto di più e di diverso rispetto a ciò che crediamo di essere e che questa stessa scoperta non costituisce un approdo finale né uno svelamento definitivo. Quindi le tematiche, ma ci viene a pensare, e qui già Alvaro e anche Adone hanno alluso agli aspetti di dilettantismo e di narrazione che sono fondamentali, e viene a pensare che sia anche per il modo della sua scrittura, per la particolarità della sua voce e il pensiero filosofico, diceva benissimo Adone prima. E abbiamo incontrato, certo, anche dell'archetipo delle scoglie erranti della porta perigliosa, la scrittura di Ananda Kumaraswami. Si impone in una riga, due righe, un confronto. Le analisi di Kumaraswami, come quelle di tanti antropologi e mitologi, sono ammirevolissime per l'ampiezza del compasso, per la quantità di materiali che ci vengono proposti, ma si avverte anche una certa meccanicità. I reperti si assomigliano troppo. Il modulo copre la voce dei testi. Come in una notte, direbbe Hegel, in cui tutte le vacche sono nere. Molto diversa la scrittura di Zimmer. Ricordavo all'inizio la sua scelta, e sia Adone che Alvaro hanno sottolineato, ma è fondamentale, il diletto del dilettante che cerca il diletto. A Sorrentino chiedevano cosa vorrebbe che adesso che dicono i suoi film, e lui in un'intervista diceva che si sono divertiti. Non è male. E lo stesso dice il nostro Zimmer. Il dilettante, lo citavo prima, è una persona che prende piacere, diletto di qualche cosa. I saggi seguenti sono dedicati a coloro che si dilettano dei simboli, amano conversare con essi e amano, queste ripetizioni volute, amano vivere tenendoli continuamente presenti. E quanto voi avete benissimo detto prima. Allora, le strade così cariche di suspense e di mistero che percorrono Ancilotto, Yvain, Merlino, il re che porta avanti e indietro il cadavere dell'impiccato, sono strade che forse abbiamo già percorso e che forse potremmo percorrere. Le loro storie sono personali, l'alternativa è il grande Kumaraswami, però grande senza ironia, però resta questo dubbio sulla farragine meravigliosa dei testi che produce e che molte volte l'antropologia produce, insomma, nel passato e nel presente. Le loro storie sono personali, di Lancilotto, di Yvain, di Merlino, sono esperienze. I miti, le parabole, gli archetipi che incontriamo nei libri di Zimmer sono diventati romanzi. Vi ringrazio per l'attenzione e se volete possiamo discutere insieme.
da casa, come si dice. Sì, allora cominciamo, possiamo cominciare la discussione. Io mi inviterei in questa fase a moderare Gianni Turati. Sì, sì, sono qui. Prego. No, no, io sto, mi metto in coda per il momento. C'è qualche altra curata? C'è qualche altra prenotazione? Qualche mano alzata? Potete usare anche la manina? Se no facciamo parlare a Sofia. Ma io una domanda potrei farla. Certo, certo. Allora, allora di Teodoro De Grenoble, credo, vero? Sì, sì. Allora, per quanto riguarda la scena della carretta, mi chiedevo, allora, l'Ancillotto ha bisogno della carretta perché prima sfinisce due cavalli. A me questa cosa è parsa sempre un po' curiosa perché solitamente l'unione cavaliere-cavallo è quello che dà la, l'avventura nei romanzi arturiani. E quindi mi chiedevo, questa inadeguatezza del cavallo, in contrapposizione forse alla simbologia del carro, al quale nella nota qui nel libro di Zimmer si dice deve essere fatta risalire alla simbologia indiana e platonica, e invece al rifiuto, in relazione anche al rifiuto di Galvano, che è eroe solare, decide di rimanere in sella al sudestiero. Ecco, come si può leggere questa inadeguatezza di Lancillotto al cavallo, del cavallo all'Ancillotto, di quello che Lancillotto deve affrontare dell'avventura in questa occasione? Se c'è una lettura di al di là di quella letterale, insomma. Sì, grazie. Io, parlando dell'episodio, che è, come sempre in Chrétien è molto ricco anche di nuance, avevo lasciato via Galvano, che effettivamente è partito insieme a, a Lancillotto. È vero che è interessante quando ricordava che Lancillotto, che appunto insegue la sua regina, sfianca i cavalli e si trova e avanza a piedi, però è vero che il nucleo è la carretta dell'infamia, come dice bene Zimmer, insomma, no? E infatti la critica è divisa perché Galvano, a me Galvano è molto simpatico, come sanno gli amici, e qualcheduno, la Banquartner per esempio, che difende Galvano anche contro Perceval addirittura, perché dice Perceval poi non combina un granché, mentre Galvano scende nel regno delle madri, tutta la seconda parte del conto di Graal è dedicata a Galvano, dice forse, insomma... E la Banquartner e altri hanno detto, ma insomma, sì, Lancillotto è un eroe, però Galvano non sale, dice, perché è con lui, tanto dice, sale uno, il nano è contento, la carretta va avanti. Per cui non era necessario, se riflettiamo, che Galvano salisse. È vero però che c'è la storia dei cavalli sfiancati, insomma, che rientra nella figura frenetica anche e demoniaca, la definisce Zimmer, no? E quindi rientra in questa immagine. Grazie. No, da qui, dalla sala, no. Però ci facciamo... Venga pure qui. Perché altrimenti produciamo un'eco metallica sgradevole. Grazie. Eccoci. Allora, grazie. Beh, professore, innanzitutto la ringrazio tanto per le parole, per le immagini che ha suscitato. Sì, suscitato. Alcune proprio, come la prima, sono, sì. Chi non le conosce, sono davvero. I miniatori... che un tempo l'Ottocento dei quadri adesso si riscoprono anche con internet e io vedo impressionante perché firmano, ci sono i nomi, non so, i nomi dei miniatori
E poi non sapevo che Jean Fouquet, che conosciamo come pittore, è uno dei grandissimi miniatori, più grandi di tutti, anche Van Eyck, anche miniatore. Quindi è un incrocio e questa è una, guardate il livello, queste sono davvero straordinarie. Ecco, bene. Grazie. Sono contenta che le sono piaciute. Sì, molto, anche perché appunto mi capitava di recente di leggere Kumaraswamy sull'interpretazione, no, che propone proprio delle immagini, delle opere d'arte. E ovviamente lui si concentra sull'arte orientale, che è il suo campo di studi, però credo che questo possa essere applicato a tutta l'arte, no? In genere, proprio la necessità quasi di andare oltre il velo estetico e di cogliere il significato proprio intrinseco di ogni opera. E per questo mi hanno molto colpita. E soprattutto la riflessione finale sui bronzi della danza di Shiva. E poi certo tantissimi sono i semi che ha gettato, no? E le riflessioni che ha suscitato. Però appunto la compresenza degli opposti e poi il ritrovarsi in un'unità di Shiva mi ha molto stuzzicata. E quasi questa compresenza tra vita e morte, mi chiedo se possa essere superata e non considerata come un vero e proprio opposto in realtà, e proprio come dei dilettanti, e in nome, no, della non fissità dell'archetipo, come si diceva prima, io mi chiedo, possiamo applicare in un certo senso questa non opposizione a questo punto tra vita e morte anche ad un altro archetipo che è quello della donna che lei ha citato, o ancora di più della grande madre, e ancora una volta richiamandomi a quello che lei diceva all'inizio, ossia la possibilità di impastare Oriente ed Occidente, no? E quindi immagini orientali, immagini occidentali, ritrovare questa compenetrazione tra vita e morte in una grande madre occidentale, che può essere la Medea, ad esempio. E tutto questo mi ha fatto pensare anche alla risemantizzazione della Medea da parte di Gaudet, che propone la Medea Kali, anche qua accostando Oriente, Occidente e vita, morte, creazione, distruzione, amore, male. Grazie, ha toccato diversi punti importanti, anche quello degli opposti. Io prima, spero che mi perdoni, ho parlato male di Kumaraswamy, mi faccio perdonare dicendo che in una nota lui cita le parole Freud e le parole come ambivalenti. Che è un tema straordinario, ne parlavo proprio con Adone nei tempi dei tempi. E poi sul tema questo della morte, che è un tema centrale perché è legato anche non alla rinascita, perché l'avatar, ma a un'altra dimensione. Accennavo prima all'Ardavi Ratsanamak, cioè è legato al viaggio al di là, cioè i sacerdoti, per cui se c'è un al di là, anche la morte cambia di significato. Insomma, i sacerdoti zoroastriani dicono mandiamo qualcuno nell'aldilà per vedere se le preghiere, anche questa è una storia di Luciano del Samoso, tra Giove e gli altri, sono preoccupati se le preghiere arrivano su o no, eccetera. Ad ogni modo, i zoroastriani mandano vogliono mandare qualcuno al di là, scelgono un uomo pio, Ardaz Viraz, rassicurano i familiari che non è pericoloso, insomma, no? Lui beve intrulli e si addormenta. E allora intorno, vi dicevo che c'è una bella traduzione, purtroppo, che varrebbe la pena di tradurre dal francese, che è più facile dallo zoroastriano di Gignù, e dice: affinché il popolo potesse sapere cosa succede al di là, i sacerdoti mandano questo a Davi Raz,
intorno a lui per 7 giorni e 7 notti sacerdoti, e lui addormentato. Le sue sorelle attendevano a tenere vivo il fuoco, anche questo molto iranico, no, naturalmente, il fuoco, e a bruciare profumi, e recitavano i testi rituali della Vesta e cantavano Legata di Zarathustra. Al termine di 7 giorni l'anima di Adaviraz ritorna dal suo lungo viaggio. E allora chiamano uno scriba e si mettono a registrare il racconto di Adaviraz, che è interessantissimo. Naturalmente gli iraniani hanno pensato, e molti, anche alla Divina Commedia, che è quello che viene in mente subito. Però, insomma, non c'è confronto. Insomma, Davide, è un racconto interessante perché ci sono tutte le pene, c'è il contrappasso, ci sono moltissime, moltissime cose, e naturalmente c'è il ponte, il picco della legge. E quindi la montagna che è situata nella Casuia Masdea, al centro della terra. Quindi ci sono tutta una serie interessanti, no? Da questo punto di vista, il picco della legge si chiama, che è al centro della terra, il ponte Cinvad. E quindi questo è il tema della morte, perché Cinvad parlava di là, vedi i morti, come sono trattati, puniti, eccetera. C'è un contrappasso molto, molto. Il ponte Cinvad di 9 lance è pericoloso, ma quando passa lui si allarga. E quindi c'è tutto il tema di Kumarasvami, insomma, perfetto in questo testo. Je passe par le ponts Cinvad facilement, largement, triomphalement, con la protezione di Dio Mirras, eccetera. E poi c'è di nuovo Blessure et Châtiment, tutta la storia del. Et je revenais à nouveau vers le ponts Cinvad. Eccetera. E il ponte Cinvad è interessantissimo perché sotto il ponte Cinvad, in un deserto, è l'inizio, l'enfer all'intérieur della terra. E beh, anche quello di Dante sappiamo, insomma. Quindi ci sono delle analogie, naturalmente parlare di fonte sarebbe ridicolo, però all'interno di una del gioco degli archetipi, insomma, no, questo è interessante. E tocca anche il problema che poneva del rapporto con l'aldilà, con la morte, qui vissuto in un modo, perché il buon Adaviraz viene trattato benissimo, salutato, arrivederci, lui torna e racconta, quindi così un viaggio all'aldilà a lieto fine. Come la commedia del resto. Grazie. Grazie, grazie infinite. E ora credo voglia anche proporre una sua riflessione il professor Susanetti. Sì. Io una riflessione, ti chiederei di prolungare il gioco, nel senso che ricordato i fili analogici, i fili delle fughe analogiche che il testo di Zimmer propone, e anche ovviamente tutte le connessioni, appunto, con i testi che ci sono stati sempre più familiari, insomma, quelli cui hai lavorato. Ma appunto, se nel plesso di tutte queste figure, no, come se fosse un mazzo di carte, dovessi scegliere una da consegnarci, diciamo, nella tua relazione tra il testo di Zimmer e quello che è stato il tuo lavoro di analisi, commento di ermeneutica, sui testi che hai esercitato, che cosa ci consegneresti? E cioè, che testo, che idea, che archetipo, no, o che testo? Che archetipo ci consegneresti in particolare? Per esempio, buona da pensare, quello, sì, uno dei più, già che quando si lavorava ai testi di Chrétien insieme, insomma, no, la scoperta del sacerdote di Nemi fu una sorta di shock, insomma, no, perché
trovare queste leggende vicino a Roma, raccontate da lui, raccolte così, no? Residuo del folklore. Trovarlo in Chrétien de Troyes era uno shock, insomma, no, notevole. L'idea dell'inconscio collettivo, si diceva prima, nel fondo credo che siamo tutti freudiani, però Zimmer, che da freudiano io conoscevo a metà, da lettura di tipi psicologici, è impressionante, insomma, no? E sono i conti con Freud, ma fatti con Schiller, con Goethe, con Eckhart, è davvero un grandissimo libro, insomma, no? I tipi psicologici di Jung. Poi questo dell'archetipo, insomma, i passaggi delle fonti non reggono, insomma, no? E dico Maraswami che tira fuori gli eschimesi, le cose, insomma. E dicevo, l'archetipo, questo archetipo che poi è il passaggio anche dei poteri, impressionante, insomma, del sacerdote di Nemi, è un archetipo fortissimo e direi è anche molto interessante, perché accennavo che vi citavo velocemente il Bel Inconnu, che tra l'altro, chi è curioso, lo trova il Cavaliere Sconosciuto nella famosa biblioteca medievale, di cui avete qui due vice direttori, due direttori, insomma, no? E fatto da Pioletti, un filologo romanzo bravissimo di Messina, di Catania. E ecco, lì di nuovo c'è la dama, ucciso, e lei tranquillamente deve prendere, insomma, no? E questo è un archetipo impressionante, insomma, no? Perché è il passaggio dei poteri. È molto interessante, buttavo lì, dicevo, Chrétien lo rovescia. Chrétien forse è ancora meno, troppo poco noto in Italia, insomma, no? In Francia, i francesi è roba loro. Però è nella Pleiade, insomma, no? Insieme agli dei. E da noi c'è una vecchia edizione di Sansoni tradotta in modo in prosa, e Chrétien, sì, l'endecasillabo è anche un po' la prosa, perché non bisogna tradurlo. E dicevo, Chrétien è grandissimo perché, accennavo, cosa fa di questo archetipo terribile, insomma, no? Perché infatti vi citavo Frese, lo racconta bene, il sacerdote ha paura, è notte, ha paura, sa che, perché forse sa quello prima di lui, forse lui l'ha assassinato, e che cosa fa lì? Sa che è come un mulino, per cui lui ha assassinato quello di prima e teme di venire assassinato, cosa che è quello che accade in Chrétien de Troyes. Chrétien, in Reckoning, vi dicevo, riprende tale quale l'archetipo. C'è uno prigioniero della fata, poi c'è il don contrignano, il don obbligante, lui ha promesso alla fata che lui è lì nel giardino incantato, e chi arriva lui lo sfida. E poi però, se chi arriva è più forte, si capisce che la dama lo prenderà con me. E lui è un povero, come il sacerdote di Nemi, è un po' in difficoltà, insomma. Cosa fa Chrétien, che ama gli happy end? Arriva Erec, l'eroe, la gioia della corte, la grande impresa, il gigantesco Calogrenant, che lui è, lui è più forte, lo vince. Allora, archetipo, lo ammazza e prende la dama. Ma no, lui è innamorato di Enide, re che Enide, anche il titolo del romanzo, insomma, no, perché... Allora lui dice, no, si rialzi, non è il caso, io non
l'ammazzo. E poi il Chrétien si diverte a raccontare che Mabuagrain era un cavaliere che prima era, eccetera, insomma, che poi è stato incastrato col dono obbligante e quindi di questo gigante ne fa un cavaliere della tavola rotonda. Ecco, questo è un esempio, secondo me, straordinario di come Chrétien è capace nel Ponte della Spada a dare quella impressione arcaica, magica, e poi però quando l'archetipo gli sta stretto, lo rovescia. In Rechenit rovescia il sacerdote di Nemi. E noi siamo molto contenti perché è una storia di valore riassunta, ma Chrétien la racconta molto meglio, naturalmente. Posso aggiungere una piccola coda, perché grazie all'intervento e alla richiesta, allo stimolo di Davide Susanetti, a questa risposta di Mario, siamo arrivati secondo me a un punto cruciale, che potremmo sintetizzare così. Gli archetipi non sono semplicemente degli oggetti dinamici che reclamano dei devoti, degli officianti, dei sacerdoti che li replichino ritualmente e pedissequamente. Gli archetipi letterari amano anche i giocatori, che scommettono e che rimettono in gioco anche in modo evemerizzato, ironizzato. E Chrétien fa precisamente questo, cioè quando è disturbato dalla natura arcaica, sanguinaria,